Sono stati sorpresi a comprare della droga alla vista delle divise e sono scappati investendo tra agenti di polizia che non hanno riportato gravi ferite. Questo è il bilancio dell'inseguimento avvenuto giovedì pomeriggio nel centro storico di Rimini. Tutto è iniziato verso le 18 a Borgo Marina tra corso Papa Giovanni XXIII e via Bastioni Settentrionali quando una pattuglia in borghese composta da agenti della Polizia di Stato e della Municipale ha notato due giovani che stavano acquistando della droga. Entrati in azione, appena si sono qualificati, gli acquirenti sono saliti in macchina dopo aver investito una agente della questura e uno della municipale sono fuggiti lungo via Roma. È partito un inseguimento che a causa del traffico si è concluso poco distante. Due giovani a bordo dell'auto, ormai bloccati, hanno opposto resistenza scagliandosi contro un agente delle volanti, ma con l'arrivo dei rinforzi alla fine sono stati ammanettati e poi portati in questura. Nell'auto, oltre alla droga acquistata, il personale della Polizia di Stato ha trovato anche una balestra, in manette, due italiani di 37 e 26 anni e il pusher, un senegalese di 46 anni, già noto alle forze dell'ordine clandestino in Italia. I primi sono accusati di resistenza e lesione pubblico ufficiale, mentre lo straniero di detenzione ai fini di spaccio. Dopo una notte in camera di sicurezza, tutti e tre sono stati processati per direttissima questa mattina.